Un tema ricorrente nella mia pittura sono i fiori. I fiori che esistono nella mia fantasia. Che ho praticamente, che mi contraddistingue. Sì, però ho notato guardando i quadri che questo tuo carattere frenetico non risulta dai colori, o perlomeno io non ho notato dai colori appunto questo tuo carattere che tu dici di avere, magari in un momento riesci a immaginare già il quadro finito e l'attimo dopo già è fatto. In realtà, diciamo, il quadro io non lo immagino mai finito, ma lo costruisco pennellata per pennellata sulla tela, perché è come un trarre dall'infinito inconscio che è dentro di me qualcosa che poi prende pian piano forma e colore come questi uccelli. In realtà per me l'arte moderna è appunto dare colore alle forme inconsce e quindi istintuali, magiche che sono dentro di noi. Come ad esempio questa barca che prima abbiamo sentito era la solitudine che si presenta ogni qualvolta rimaniamo anche in mezzo alla gente, però siamo soli.
fantasia, un cielo un po' particolare. Vuoi spiegarci un attimino? Sì, somiglia a un pavone, un pavone a riposo, ma in realtà diciamo il senso di questo quadro è praticamente è un uccello che quindi indica il volo, la libertà, l'ampiezza a cui l'uomo può espandersi, trovando le sue vie, naturalmente ognuno la sua, e quindi un inno praticamente alla vita, alla libertà, alla gioia, diciamo, che può dare il volo, anche se in questo caso è un uccello che medita praticamente la sua via. Forse mediterà la libertà, che visto oggigiorno, visto i fatti che succedono, non è poi tanta. Sì, ma con gli altri, questa è la realtà, nella gioia e nel dolore. Infatti è così.